E 42, come sempre ci siamo puntualissimi e anche oggi non sarò sola, anzi sono accompagnata da una persona che amo profondamente perché sta per raggiungermi una voce intensa, profonda, un artista che non lascia mai indifferenti, un idolo di tanti giovani e non solo, insomma, per chi segue la nostra pagina Facebook, l'account Twitter, sapete già di chi sto parlando, una parola sola, il suo nome sta per arrivare Emma, ci racconterà i suoi ultimi progetti, anche molto della sua vita professionale e personale, e come sempre daremo spazio a una rappresentativa dei suoi fan qui in studio. Sono già pronti, li vedo dall'altra parte del vetro, però insomma Emma aspetta anche le vostre domande e quindi per appunto domande, pensieri, osservazioni sapete qual è il nostro numero, il numero per gli SMS è 335-699-2949. A questo punto io credo sia arrivata. Femminilità, temperamento, istinto, volontà, insomma, quando penso a lei, diciamo, queste sono tutte le doti che mi vengono in mente. Benvenuta Emma, come Ciao, stai? benissimo. Allora, senti, ti abbiamo introdotto sulle note di una hit che è stata una hit della tua adolescenza, la Internet Assolutamente. Generation. Ecco, che adolescente sei stata, Emma? Raccontaci un po'. Ma ero abbastanza indipendente, come sempre. C'avevo già chiare un sacco di Non ti cose. sappiamo immaginare proprio al contrario, No, però in realtà effettivamente. non ho dato tante preoccupazioni mie, ero abbastanza, sapevo un po' gestirmi. Però sicuramente una adolescente serena, senza, con poche paranoie, ecco, molto serena. Senti, che musica ascoltavi quando eri adolescente? Cioè, pochissimi anni fa, fra l'altro mi fa molto sorridere. Ma ho sempre ascoltato un sacco di musica diversa, mi piaceva il reggae, la dance, il rock, l'elettronica, assolutamente. Senti, intonando quali canzoni hai proprio avuto la sensazione che questa fosse la tua strada? C'è stato un pezzo in particolare che in qualche modo così, una luce? Sì. Un pezzo di Mina, grande, grande, grande. Sono partita proprio da una cosa Sì, proprio semplice. dalle cose più Sì, semplici. perché avevo questa cassettina in casa del mio papà, ero veramente piccola. Quando ho sentito questa canzone, così. Ho provato, Hai provato subito ma ad mi piaceva, io, mi, imitarla? no, no, mi piaceva cantarla, mi piaceva cantare, non volevo fare la cantante in realtà, la grande, però mi piaceva cantare. E quindi a quel punto, insomma, è stato il primo seme gettato. Senti, per portare avanti il tuo sogno, Anna, tu hai fatto veramente tanti mestieri diversi. Ecco, qual è quello che ti ha insegnato di più dal punto di vista umano? Ma ho fatto l'esperienza di un anno e mezzo di servizio civile, quindi a contatto con gli anziani, con i bambini con un sacco di problematiche, Problemi. sia, voglio dire, fisiche, mentali. E quindi ho capito quanto veramente la vita è importante, quanto io sia in realtà molto fortunata. È stata sicuramente insomma un'esperienza molto formativa, poi si è Molto, molto, fatta col da cuore. giovanissimi e insomma ti cambia anche un po' Il modo di proprio pensare il modo di sicuramente. vedere la vita e il futuro. Sì. Senti, parliamo un po' della tua storia, no? Perché dopo la vittoria ad Amici c'è stato il trionfo appunto al Festival di Sanremo nel 2012. Oggi sei la caposquadra dei Bianchi, appunto ad Amici, quindi insomma sei in un ruolo diverso. Qual è il primo consiglio che hai dato ai ragazzi che stai seguendo? Beh, di essere se stessi e di non permettere a nessuno di, insomma, di intralciare i loro sogni. Se loro vogliono, credono di poter raggiungere qualcosa, di farlo, mantenendo comunque salda la testa sulle spalle, quella è la cosa più importante. Poi io comunque posso dare, poi sono una che non ama dare tanti consigli perché sono anche io le prime armi, però per quello che ho potuto imparare in questi Vabbè, ultimi insomma, comunque di anni, esperienza, no? Se sì, anche anche tutto è di successo in pochissimo tempo, però ne hai fatta moltissimo, sì. prendersi cura dei loro sogni. Senti, c'è, ripensando appunto alla tua partecipazione ad Amici, un errore, un'ingenuità che magari ecco, a suo tempo hai commesso e che credi che in qualche modo ti abbia penalizzata all'epoca, perché poi insomma, vedendo la tua carriera. Rifarei tutto quello che ho fatto, amici, forse, tornando indietro, forse, boh, avrei sorriso un po' di più, forse. Avrei Perché io sorriso sorriso un un po' po' di di più, più. io sono una che prendeva sempre tutto molto in maniera seria, prendo sempre tutto in maniera molto seria, molto importante,
Forse una risata in più me la sarei potuta fare, solo quella, poi per il Però la resto. cosa bella che hanno apprezzato tutti, secondo me, è proprio il fatto che tu non ti sei mai mostrata per quello che non sei, Esatto, non sei autentica. io ho il broncio naturale. Che Mia poi mamma che non mi. è vero, perché guardate, è qui da tre quarti d'ora e non fa altro che ridere, quindi non è Vabbè, vero. però magari sono. A volte è stanchezza, c'è un po' la faccetta così, ma non sei arrabbiata, sei semplicemente un po' stanca, un po' rimbambita. Però tu non nascondi, adesso vediamo. C'è un pezzo che dice dimentico tutto, poi mi dici cosa, eh? Ok. Ascoltiamolo. Nella veramente Grazie. tanti complimenti. Senti, tu insomma canti, tanto dimentico tutto, dimentico tutti, i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. Mi dici invece quali sono i ricordi più belli? Beh, il profumo di mia nonna, perché profumava di pasta fatta in casa. Perché aveva questo profumo di buono. La mia famiglia, i miei amici, quelli di sempre, il mio paese, Radeo. Quali sono i ricordi che mi porto dentro in maniera più Soprattutto profonda? adesso che viaggi moltissimo, insomma, un Sì, modo poi per sono andata via di rimanere. casa, adesso vivo qui a Roma. Ormai l'infanzia, i miei cugini, la mia famiglia sono le cose più Senti, belle. invece nella vita di tutti i giorni, ecco, che cosa che dimentichi più spesso? La testa. No, io in realtà sono una persona molto precisa, perché facendo una vita così incasinata mi devo dare un ordine mentale, quindi automaticamente lo trasferisco nelle cose pratiche. Quindi ho la roba nei cassetti impilata geometricamente, le canottiere impilate per colore, per dimmi, cioè, faccio queste robe qui per cercare Cioè, di. in casa cerchi di essere Sì. molto più ordinata che non nella vita, insomma, No, comunque avendo nel... una vita appunto Cioè, non mentalmente credo. per gli impegni, orari, treni, aerei, allora almeno in casa, con l'ordine in casa cerco di darmi un po' di Nel regola. frattempo cominciano ad arrivare una marea di messaggi, io spero poi di avere il tempo, di leggerli tutti. Raccontami un po'. Di solito, insomma, ecco, quando parliamo degli artisti, no? Ci sono artisti che fanno musica per raccontare delle storie, altri per lanciare un messaggio sociale. Ecco, tu, in maniera particolare, perché scrivi musica e canti? Qual è Perché mi la tua piace, motivazione? perché semplicemente mi piace, perché è il mio modo di comunicare. Sai, a volte si scrive semplicemente per un'esigenza e la si rende pubblica. Non per forza c'è dietro un messaggio preciso, non che non abbia avuto Anche se in canzoni, realtà hai fatto ne ho tante fatte un sacco di canzoni canzoni che hanno... che hanno dei messaggi molto forti, Acqua e ghiaccio, una canzone sull'anoressia, Non sono solo Infatti. te, una canzone insomma che parla un po' del fatto di quante persone vivano attaccate a dei giudizi e dei pregiudizi, insomma, quindi è una canzone che prende tanti temi, però ogni tanto, cioè, si canta anche semplicemente perché ci piace cantare, si scrive perché si vuole scrivere un pensiero, non per Senti, forza. parliamo di questa schiena, perché appunto questo è un disco scritto in collaborazione con tanti giovani autori. Come hai scelto le tue canzoni? Perché mi piacevano. Ho scelto la canzone, non ho scelto la firma, non ho scelto. Ho scelto semplicemente le canzoni che mi piacevano, che mi rappresentavano, e poi mi piaceva l'idea di rendere questo album come un po' il punto di lancio, di slancio e di partenza anche per tanti giovani firme come Alessandra Merola, Marina Artemasca, che ha scritto Lo Schiena, Daniele Magro, che ha scritto tante canzoni, Antonino, che è un mio grandissimo amico, che è un Hanno fatto uno grandissimo. scambio Uno proprio. scambio, aveva questa bellissima canzone. E ha deciso di invece di metterla nel suo disco di darla a me, quindi ci sono, è stato un disco con Beh, uno comunque scambio molto di bello da emozioni parte tua. Nel pazzesco. Sì. frattempo, guarda, qui c'è da Vanessa una domanda. Nei tuoi sogni c'è lo stadio San Siro? In adora solo una cantante italiana donna si è esibita a San Siro ed è stata Laura Pausini. Laura Pausini è Laura Pausini, attenzione, cioè stiamo Vabbè, parlando di. però. Dice, sai, nei sogni, nel Guarda. cassetto, no? Nel cassetto dei sogni. I sogni ci sono sempre. Io San Siro potrebbe essere un obiettivo, ma un obiettivo che ho coltivato negli anni. Per il momento mi accontento delle date che ho quest'inverno e che già sono dei sogni, queste date Sono qui. date importanti e anche luoghi, diciamo, molto Assolutamente. importanti. Poi più tardi ne ricordiamo qualcuno. Poi ancora, un messaggio. Amore, oggi, anche un po' in anticipo, vorrei tanto i tuoi auguri speciali attraverso la radio. Ci tengo molto, grazie. Schiena è unico e il tour attende. Purtroppo non mi dice il suo nome, per cui insomma Vabbè. possiamo fare. Buon compleanno a chiunque tu E sia. Grazie poi una tua dedica, super coach ad amici, grazie di tutto e di esserci. Manchi, ho bisogno di stringerti, questa è Giulia da Forlì.
La conosci. conosco. Sì, perché poi dopo un po' di anni imparo un po' a capire chi sono le persone e da dove vengono. Vabbè, dai, ciao Giulietta. Vabbè, già ce ne saranno tantissimi così. Senti, a proposito di amici, sabato scorso, insomma, durante la trasmissione, il tuo avversario Miguel Bosé ha comunicato Mi ha l'abbandono abbandonato. anzitempo, per motivi Sedotta e professionali. abbandonato. Raccontami un po', no? Perché cioè, da avversari vi siete molto punzecchiati, no? Fin dalla prima puntata. Però adesso che non c'è No, più, ma era un cosa ti gioco. manca di lui? Tutto, perché veramente era più un gioco. Io poi sono una testa calda, però in realtà mi manca tanto. Mi mancano le nostre chiacchierate nei corridoi, le risate. Beh, lui è stato un grande mio Ha pianto amico, tanto di quando è quando andato ero via. Però adolescente. adesso siamo in contatto, ci sentiamo. Senti, ti ha insegnato qualcosa? A Hai rubato qualcosa parte da aprire lui? l'inventario è una cosa alla quale sto ancora lavorando tanto. Mi ha insegnato che di strada ne devo fare ancora veramente tanto. E non è E poco. non è poco. Senti, parlavamo, siccome adesso sto per lanciare il tuo brand in ogni angolo di me, parlavamo proprio di questa tua spontaneità nell'essere così. Come tu sei, ecco, c'è ancora un angolo di te che hai cercato in qualche modo di tenere nascosto al pubblico? Ma come tutti credo di avere dei lati luminosi e dei lati oscuri. Probabilmente i miei lati oscuri voglio tenere solo per me, almeno quelli. Spero di riuscire sempre a far vedere il lato acceso, il lato luminoso. Come tutti penso di avere dei lati oscuri, però quelli sinceramente li tengo per me, almeno Ascoltiamo quelli. in ogni angolo di me.